Ciao a tutti, benvenuti e ben ritrovati nella mia cucina italiana. Oggi andiamo a fare una torta deliziosa al cioccolato. La vado a rompere. Visto, facciamo una fettina. Bella fredda. Cioccolato. Allora io ho detto, dato che mi è stato chiesto, chef, mi fai la torta al cioccolato? Sì, però non la classica, cioè qualcosa di veloce, che sia veloce, però che sia buona, unica, particolare. Allora io ho detto, quali sono tre ingredienti che stanno bene col cioccolato? Cioè, quindi uno di questi tre deve essere il cioccolato, l'arancia, assolutamente, e la ricotta. Quindi ho detto, la ricotta con l'arancia sta bene, la ricotta con il cioccolato sta benissimo, e allora vammi a comprare questi tre ingredienti, che poi dopo io ci metto qualcos'altro e facciamo una deliziosa torta al cioccolato. Ce la siamo inventata così, veloce, eh? Poi dopo io gli metterò un nome, ma in base al nome che voi andrete a mettere nei commenti, poi diventerà il nome suo della torta, ok? Quindi questa decidete voi. Allora, facciamo così, andiamo a prendere nota di tutti gli ingredienti, guardateli, ve li spiego un attimino, e poi vi ricordo che sul sito internet potete... vedere tutta la ricetta con tutte quanti i vari con tutte le foto, procedimento, eccetera, eccetera. Bene, andiamo a vedere gli ingredienti. Cominciamo subito la nostra preparazione. Allora, cominciamo da qua: la ricotta 170 grammi, zucchero 180 grammi, farina 00, farina comune 50 grammi, cacao amaro in polvere 50 grammi, una barretta di cioccolato, cacao fondente, quindi cioccolato fondente, l'abbiamo grattugiato, un pezzettino di cioccolato, abbiamo fatto delle scagliettine, sono 75 grammi, 3 uova, le abbiamo divise, ok? Abbiamo il rosso da una parte e il bianco dall'altra, le abbiamo divise perché dobbiamo montare il bianco a parte. Abbiamo 55 grammi di burro, la buccia grattugiata di mezza arancia, se non avete l'arancia perché non, nell'arco dell'anno potete non trovarla, potete utilizzare anche del limone, il lievito, lievito quello per i dolci, andremo a utilizzare mezza bustina, più o meno due cucchiaini, un bicchierino di rum e ve l'ho già detto il burro? Sì, bene. Dunque cominciamo la nostra preparazione. Montiamo a neve ben ferma il bianco dell'uovo e andiamo ad aggiungere un cucchiaino di zucchero. Mettiamo un po' di burro nello stampo dove andremo poi a cucinare quella che è la torta, gli aggiungiamo anche della farina, sbattiamo bene e andiamo ad eliminare quelle che sono le eccedenze. Intanto accendiamo anche il forno e lo preriscaldiamo a una temperatura di 180 gradi. Cominciamo il vero e proprio impasto, dentro una boule andiamo ad inserire i rossi d'uovo, lo zucchero, la ricotta e cominciamo ad impastare. Non serve che l'andiamo a passare la ricotta perché comunque si mischierà molto bene, lo vedrete poi dopo con il mixer che andremo a utilizzare. Potete al massimo utilizzare, se volete, in questa fase una forchetta. Col mixer ora emulsioniamo bene fino a che non abbiamo ottenuto un composto cremoso. A questo punto prendiamo il burro, lo mettiamo nel microonde pochissimi secondi perché non deve essere caldo, deve rimanere a temperatura ambiente. Perfetto. Lo inseriamo e con il mixer cominciamo a battere per fare in modo che questi elementi iniziano a formare una sorta di crema
un po' densa. In questo momento il burro, entrando a contatto con le uova, che comunque sono più fredde, tenderà ad addensarsi e quindi diventerà molto cremoso questo impasto. Bello, vero? Guardate che densità, guardate che morbidezza, che proprio ti dà quella sensazione di crema venuta bene, ok? E andiamo ad mettere dentro le scaglie di cioccolato. Il cacao amaro in polvere. Il rum, forzetta d'arancia, i due cucchiaini di lievito. Ora dobbiamo andare ad aggiungere gli ultimi due ingredienti, l'albume montato a neve e la farina. Partiamo dal presupposto che l'albume dobbiamo inserirlo in tre volte. La prima volta non è indispensabile essere accurati in questo movimento dal basso verso l'alto, perché dobbiamo ammorbidire prima di tutto quella che è la massa, l'impasto. Poi la farina, quando la andiamo a inserire, cerchiamo di setacciarla, ovviamente questo servirà per evitare che si possano formare dei grumi. Quindi andiamo avanti alternando questi due ingredienti fino a che non li abbiamo finiti. Perfetto, adesso andiamo a mettere la torta nello stampo. Premetto, lo stampo che sto utilizzando io è molto largo, ci vorrebbe uno stampo molto più piccolo. Voi potete anche raddoppiare le dosi per utilizzare uno stampo come questo, oppure quando guarderete poi il risultato alla fine, se volete fare come me, che comunque a me piace, la mettiamo in uno stampo così, non ci verrà altissima, ma sicuramente sarà perfettamente cotta e sicuramente sarà buona. Disponiamo bene, forno 180 gradi, tempo di cottura 25 minuti. Insomma, è pronta, la andiamo a sfornare, però è fredda, come mai? Cosa è successo? È successo che è arrivata gente a casa, fondamentalmente voi la torta, procedimento, la cottura, sapete già tutto quanto, e che però arrivata gente a casa ho dovuto poi dedicarmi a cucinare altre cose. Abbiamo cucinato e poi alla fine ho detto vabbè, mangiamola, vabbè, ora la torta è perfetta, ovviamente, anche se ce la siamo inventata, ed è praticamente già finita. Morale, guardate dentro com'è morbida, soffice, lavata con perlana, morbidissima. Facciamo una fettina piccolina, si vede? Adesso vi faccio vedere da vicino tutte le bollicine che c'è dentro, nonostante sia di cioccolato, non è un mappazzone, ma per il fatto che c'è la ricotta, è bella morbida, soffice, spumosa. Sarà buona, non sarà buona, non... è buona, è buona, l'abbiamo già mangiata. Vabbè, vieni qua, adesso la prova dell'assaggio stavolta non la faccio io, la fa lei che è mia sorella, che è colpa sua se non vi ho fatto vedere la parte finale. Vieni qua, vieni qua. Sto. Tanto è fredda.
Com'è? Qualità? Dai, ci vediamo alla prossima video di sette, ciao! Buona, eh? Ancora? No, basta, guarda.